quello che hai detto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere qua oggi, tra l'altro una bellissima giornata con il sole proprio negli occhi che bacia il bello e il brutto di tutti. Dovevamo fare questa inaugurazione lo scorso anno, l'avevo organizzato lo scorso anno solo per Rogno, purtroppo quello che è accaduto non ce l'ha consentito, poi c'era anche brutto tempo l'anno scorso nel giorno che avevamo scelto, quindi quest'anno, come diceva prima Francesco, abbiamo deciso di mettere assieme tre grosse attività che abbiamo svolto in questi anni, tre grossi interventi significativi che abbiamo fatto in questi anni per inaugurarli, diciamo, ufficialmente. Siccome io non sono un gran bravo oratore, mi sono preparato un breve discorsetto. Mettiamo gli occhiali. Per iniziare, consentitemi di riprendere alcuni commenti riferiti al nostro bilancio sociale 2020, che è stato come tutto il mondo caratterizzato dal Covid, in quanto a mio parere sono per certi versi rappresentativi questi sentimenti vissuti in riferimento al Covid, soprattutto per le comunità di Rogno e di Cividate, del clima che queste due comunità hanno dovuto affrontare nella gestione degli ingenti lavori che in questi anni le hanno interessate. Nella presentazione del bilancio 2020 dicevo, mai come quest'anno faccio fatica a fare commenti ponderati su un anno come quello trascorso. Un anno eccezionale e inedito per ognuno di noi. Un anno nel quale abbiamo dovuto convivere con la paura. Paura sia a livello personale che per i nostri familiari, ma anche paura per le persone che frequentano i nostri servizi, per i servizi che gestiamo e per la situazione economica della nostra stessa cooperativa. Pur ripetendoci reciprocamente che era legittimo e sano avere paura, abbiamo dovuto continuare ad operare tutti i giorni, reinventando tutto quello che facevamo e abbiamo dovuto continuare a prendere decisioni in scenari di totale incertezza e che non prevedevano il rischio zero. Penso, dicevo, che dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in questo anno orribile. Pur non negando i problemi e le difficoltà che ci caratterizzano, razionalmente dobbiamo essere orgogliosi di noi e della nostra cooperativa. Ecco, con i dovuti distinguo, penso che i lavori che oggi vediamo conclusi, in particolare per gli utenti, per i bambini e per gli operatori delle comunità di Rogno e di Cividate, questi ultimi anni siano stati per certi versi uno tsunami. Mesi e anni nei quali le loro camere, i loro uffici, le loro stanze, i loro spazi sono stati costantemente messi in discussione. Anni nei quali la vita di comunità è stata costantemente disturbata e ridimensionata dai ritmi, dai rumori, dalle polveri, dai traslochi e dai problemi del vivere all'interno di un cantiere edile. Ma sono state sicuramente uno tsunami anche per altre persone che hanno lavorato per rendere possibile tutto ciò che oggi inauguriamo. Mi riferisco in particolare ai componenti del CDA della nostra cooperativa che con lucidità e coraggio hanno ritenuto di poter migliorare i luoghi nei quali si sviluppano i nostri servizi, convinti che se la comunità è più bella, più accogliente, più vivibile, anche i percorsi riabilitativi ne avranno giovamento. Componenti di due diverse CDA che si sono presi la responsabilità di impegnare, in particolare su questi tre progetti, le ingenti risorse economiche e organizzative che si rendevano necessarie. Per dare una misura dell'impegno che il CDA si è caricato, dico che stiamo parlando di un investimento complessivo di circa 2 milioni e mezzo, su un fatturato anno di 8 milioni circa. Ma non solo, lo tsunami lo hanno vissuto anche chi negli anni ha seguito con grande impegno tutti i necessari passaggi finanziari, economici, amministrativi, organizzativi e gestionali di due cantieri e di un acquisto molto impegnativi e non privi di difficoltà e di problemi. E non parlo solo di persone della cooperativa, ma anche dei tecnici e delle imprese che su questi progetti sono stati coinvolti. Vedendo recentemente un video girato nell'82 in occasione della prima inaugurazione della comunità di Rogno, con i consistenti lavori di sistemazione di quello che era il rudere dal quale si partiva, oltre ai sentimenti che mi si sono mossi dal vedere persone che oggi non ci sono più, mi hanno colpito in particolare due aspetti. Il primo era l'entusiasmo che Redento e il primo responsabile di allora mettevano nel descrivere quanto fatto e quanto quella struttura avrebbe potuto fare di bene negli anni a venire nei confronti delle persone che chiedevano di essere affiancati,
nel percorso di riabilitazione delle dipendenze. Il secondo aspetto che mi ha colpito è, tra virgolette, diciamo, una sana pazzia nel descrivere i pesanti debiti che la nuova impresa aveva comportato, ma allo stesso tempo la fiducia che la provvidenza, stiamo parlando di due preti, erano due preti per cui loro potevano affidarsi alla provvidenza, si sarebbe occupata di rendere sostenibile il tutto. Molte cose in questi 40 anni sono cambiate, ma in certa misura l'entusiasmo per la nostra missione, la fiducia che il nostro lavoro sia utile e la convinzione che in certi momenti si possano fare delle sane pazzie, confidando che il perseguire principi di giustizia sociale non sia mai fallimentare, ancora oggi le possiamo ritrovare nel nostro operare. Per tutti questi motivi voglio esprimere un grandissimo ringraziamento ad ognuno. Non è un ringraziamento di circostanza, ma un ringraziamento davvero sentito, perché quello che abbiamo fatto e stiamo facendo è la dimostrazione che il nostro lavoro non è solo un posto di lavoro, ma è qualcosa di più, qualcosa che ha a che fare con la passione, forse con la missione e forse con una certa dose di sana pazzia nel credere di poter contribuire a migliorare e a rendere più giusto il nostro mondo. Ma oltre alla ristrutturazione e al Covid, questi anni li ricorderemo soprattutto, il 2020 soprattutto lo ricorderemo come l'anno della scomparsa del nostro fondatore, l'anno della morte del nostro Barba. Permettetemi un brevissimo ricordo. Don Redetto Tignonsini è stato il sacerdote, il missionario, l'uomo rivoluzionario, fondatore della nostra cooperativa, che ci ha insegnato a salutare il prossimo nostro dicendo ciao uomo e ciao donna, e che è scomparso il 16 novembre dello scorso anno, 87 anni. La sua storia era iniziata a Pian d'Artogne, dove era nato il 19 ottobre del 1933, dopo essere diventato sacerdote nel 1959. Ha vissuto un'esperienza come curato in alcuni paesi e poi è partito in missionario per il Kenya. Rientrato a Brescia negli anni 70, dove al tempo era vescovo Monsignor Mostabilini, ha incontrato il dilagante fenomeno della dipendenza da eroina, che riguardava in particolare le fasce più giovani di una popolazione in forte crisi di identità e attratta dallo sballo nelle sue diverse forme, nel periodo appena successivo agli anni 60-68. Don Redento si era subito interessato agli emarginati e tossicodipendenti che sostavano in strada, andando loro incontro per capire, per trovare una soluzione, per offrire loro un punto di vista diverso. Insieme a un gruppo di volontari e col consenso della curia, ha aperto in una casa data in uso gratuito dalla parrocchia di Bessimo di Rogno una comunità rivolta all'accoglienza di emarginati giovani e adulti anche con forti problemi di dipendenza da eroina ed alcol. Era il 29 agosto del 76 e quella casa sarebbe poi diventata la comunità di Bessimo, da cui la cooperativa ha preso il nome. Quella casa rappresenta tutto il coraggio e forse anche un po' l'incoscienza di Don Redento, che senza molti riferimenti di esperienze analoghe in tema di comunità terapeutiche in Italia e nella totale assenza di servizi pubblici sociosanitari, si è gettato a capofitto in questa avventura rivolta a chi ne aveva bisogno. Redento ha sempre trasmesso una grande fede in Dio, ha sempre creduto nella provvidenza e agito la solidarietà. Dopo la casa a Bessimo di Rogno, negli anni 80 ne sono arrivate altre a completare la forma attuale della cooperativa, che conta 15 comunità terapeutiche, una comunità educativa, un servizio residenziale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, servizi di riduzione del danno e limitazione dei rischi a Brescia, Bergamo, Crema, Cremona e Mantova. Innovatori Instancabili è stato tra i primi a immaginare un luogo per il recupero da vivere in coppia, anche con i figli, perché sia il nucleo familiare a vivere ed affrontare il problema insieme, nell'unità e non nella distanza. Dal 76 ad oggi la cooperativa ha accolto più di 7.200 persone, realizzando oltre 10.100 programmi terapeutici e residenziali individualizzati, e ha accolto più di 850 bambini, figli di utenti, contribuendo alla loro crescita serena con i genitori. Ogni anno, inoltre, gli operatori della cooperativa incontrano circa 2.000 ragazzi in diversi contesti di aggregazione, nelle scuole, fuori dalle discoteche, nei locali notturni, ad eventi, a feste, a rave party, nei centri giovanili, con attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate a stimolare lo spirito critico, incentivando la capacità di porsi domande, ad agire con consapevolezza, ma anche agganciare e identificare bisogni e necessità. Negli anni la cooperativa ha incontrato e reagito a nuovi e diversi bisogni umani. È stato avviato un intenso lavoro con le persone private della libertà che scontano pene carcerarie, incontrandole e favorendo percorsi di reinserimento a fine pena, azioni e strategie messe in atto per aiutarli a ristabilire la propria autonomia e
e la propria indipendenza da un punto di vista personale ma anche lavorativo. Sono stati avviati infatti progetti di housing sociale con soluzioni abitative temporanee per chi si trova ad affrontare il rientro in società, concetto ampliato poi anche a persone che hanno terminato un percorso riabilitativo nelle comunità. Diversi e numerosi nostri operatori ogni giorno scendono in strada per incontrare il fenomeno della dipendenza attiva e grave marginalità, per incontrare le persone che vivono in questo contesto e proporre loro percorsi di inclusione e di riscatto. Si tratta di avamposti presenti in diversi luoghi delle città dove le persone possono trovare ristoro, aiuto e relazione. Luoghi nei quali, di fatto, viene reso esigibile il diritto della salute anche a quei cittadini che continuano ad usare sostanze. Tutto ciò è il frutto del seme piantato da Don Redento, che ci ha insegnato col suo esempio a rimboccarci le maniche ogni volta, e oggi a portare avanti tutto ciò siamo in più di 200 persone, tra operatori, dipendenti e più di 50 volontari. Don Redento ci ha insegnato tanto, anche solo col suo saluto "ciao uomo", diceva che racchiude in sé tanto di ciò che si è poi trasformato nella sua esperienza. Per lui la persona è sempre stata al centro, con tutti i suoi problemi, le sue debolezze, le sue difficoltà, perché sia valorizzata in ogni qualità e in ogni punto positivo. Come tanti altri preti di strada, preti di frontiera o preti dedicati all'impegno sociale, anche Don Redento ha contribuito alla costruzione di un mondo più responsabile, nel quale ognuno di noi è chiamato ad essere disturbato nella propria coscienza, ad essere operatore di giustizia e fare la propria parte per contrastare l'ingiustizia. Per tutti questi motivi possiamo dire che Don Redento è stato sicuramente il fondatore della nostra cooperativa, ma è stato soprattutto il fondatore, assieme a tanti altri preti e laici, di un movimento civile attraverso il quale la Chiesa, la fede e gli insegnamenti cristiani si sono concretizzati giorno per giorno nella vita quotidiana, ma anche nell'impegno sociale e politico, nel senso più nobile del termine. Tutto ciò per dare concretezza alla frase "non sia dato per carità ciò che è dovuto per giustizia". Nel ricoprire il mio incarico di presidente e responsabile della cooperativa di Bessemi in questi anni, mi è sempre rasserenato sentire direttamente dalla sua voce che ogni giorno lui pregava per noi, per il bene della nostra cooperativa. Pur non essendo quotidianamente presente, mi faceva sentire affiancato e meno solo nel cercare di portare avanti le responsabilità legate alla cooperativa. Ora mi rasserena e mi fa molto piacere sapere che Redento sta continuando a pregare per noi che quotidianamente cerchiamo di amplificare la voce a favore dei cittadini consumatori, ma anche a favore dei cittadini che hanno sviluppato una qualche forma di dipendenza, per far sapere loro che anche se piccolo e modesto, un sogno da perseguire è sempre possibile e un posto nel mondo c'è, un posto dove la porta è sempre aperta. Per tutti questi motivi mi sento di dire che investire in questo lavoro e investire 2,5 milioni di euro e sostenere la fatica di tutto ciò ha senso, ha molto senso. Redento salutava dicendo "ciao uomo, ciao donna". Penso che noi oggi possiamo salutare Redento non dicendogli "ciao uomo", ma "grazie grande uomo". Grazie a tutti.